Presidente, sì, effettivamente nella nuova delibera non è presente l'asilo nido che era nella convenzione prevista nell'ambito di Piazza dei Navigatori come opera di urbanizzazione secondaria per un totale di 464.812. Spieghiamo perché, ovviamente, come è stato detto anche in commissione, il Dipartimento ha inviato una nota servizi educativi e scolastici ha inviato una nota dicendo che non era necessario l'asilo, però tengo a precisare, e questo a me è un altro caso in cui probabilmente si dimostra che forse a volte le pianificazioni non sono fatte nel migliore dei modi, l'asilo previsto dalla convenzione originaria era un asilo per 40 posti. Noi sappiamo, qui tutti quelli che fanno parte anche della commissione scuola, che un asilo nido si compone di tre sezioni, piccoli, medi e grandi, e quindi sarebbe opportuno avere dei nidi almeno per 60 utenti con una superficie di 600 metri quadri. Siccome l'area disponibile era un'area inferiore, nella originaria convenzione fu inserito questo asilo nido più piccolo di 40 posti. Quindi, al di là di questa spiegazione tecnica, che è supportata anche da una nota del Dipartimento, come abbiamo appena votato un ordine del giorno in cui abbiamo detto che 16, 17 milioni, diciamo, l'impiego di questi soldi verranno decisi dalla comunità dei residenti dell'ottavo municipio, per cui dovremmo votare negativamente all'ordine del giorno proposto dall'opposizione. Grazie.